Buongiorno a tutti, sono ancora la Vale. Questo è un altro vlog dalla macchina. Sto partendo per andare al lavoro. Ho già accompagnato la bimba a scuola e adesso mi faccio il mio. È stata in segreto perché confesso a tutti questo. Sono una drogata di estate. Effettivamente non ho particolari vizi se non l'estate. E quindi mi piace veramente tantissimo, solo che sono arrivata a berne ben 6 barattolini, 6-7 barattolini al giorno, quindi mi è successo anche un'altra volta nella vita di essere arrivata a questi livelli e sono circa quasi 1500 calorie in più al giorno che uno si beve. Quindi sto cercando di uscire dal tunnel. Oggi è il 14 di ottobre, dal 1 di ottobre non ho bevuto neanche un'estate. Eccetto uno ieri, perché ero veramente stanchissima e allora dovevo bere un po' di, non bevendo caffè, non bevendo cose, dovevo bere un po' di zuccheri e di energie. E allora ne ho preso un trio e l'ho tenuto qui in macchina, solo che adesso me ne berrò un pochino mentre vado al lavoro. Anzi, ve lo bevo subito. Siete testimoni del mio sgarro. Ok, ognuno ha le sue cose. Comunque, adesso metto la mia macchina in e vado verso il lavoro. Volevo chiedere a qualcuno se. Scusate, c'è stata un'interruzione dovuta al fatto che la macchina si è collegata con l'iPhone e quindi non ho. Si è bloccata. Comunque volevo chiedere a qualcuno se aveva preso il casco VR della Sony, quello che si attacca alla PlayStation, quello con la realtà virtuale. Allora, non sono un amante particolare dei videogame, però ieri è arrivato il casco della VR Sony, quello che si mette, è bellissimo. Innanzitutto è comodissimo e si vede molto bene. Ovviamente non ha una risoluzione particolarmente retina, però quando si indossa è veramente comodissimo, non pesa per niente sul davanti, sul collo, perché ha questa fascia di dietro in plastica che si regola e si regola anche per chi ha problemi di vista l'intensità, e in più si può indossare, che a me piace, per guardare la TV con gli occhiali perché sono un po' astigmatica, tenerlo con gli occhiali ed è comodissimo. Allora, ieri sera Alberto mi ha fatto provare il gioco che già faceva un po' paura, le demo di Resident Evil nuovo, che deve uscire a febbraio del 2017. Ma ieri, siccome il casco Sony è arrivato in questi giorni, proprio a tutti, quelli che l'avevano preordinato, praticamente mi ha fatto provare la nuova demo con il casco. Ragazzi, cioè, 7 minuti di panico totale. Cioè, quando arriva la tizia che ti vuole sgozzare, te lo giuro. Cioè, no, no, è bella che purtroppo, siccome è una demo, nelle demo precedenti tu potevi giocare con il joypad. Io vi consiglio di provarle tutte perché questo cameraman è tutto in prima persona, ovviamente. Questo cameraman che è rimasto chiuso insieme a due altri colleghi che fanno tipo i ghost hunter, una roba del genere, e in questa casa di campagna. E però nelle prime due demo tu col joypad puoi giocare col joystick, come che si chiama quello lì della Sony, puoi giocare, e di solito io guardavo e Alberto giocava perché io non riesco a fare quei robi. A me piacciono quelli che agli spara tutto, comunque così. Ma in quello della demo di Resident Evil per il casco VR te non puoi fare niente, puoi solo subire, capito? Puoi solo subire e te lo giuro, sei dentro questa stanza e hai un'immersione totale tra suoni e visione che ti caghi in mano. Cioè, a un certo punto ho detto no, basta, basta, e volevo levare il casco, ma per fortuna il gioco è finito.
Ma ragazzi, sconvolta, sconvolta, e ne ho visti di film horror, ma quella è un'esperienza che la dovete prendere assolutamente quel casco, perché se vi piacciono i giochi e avete la PlayStation 4, dovete assolutamente averlo, assolutamente, perché non esiste un'altra cosa così, non è un 3D, non è neanche paragonabile lontano, cioè il 3D è una cazzata a confronto. Cioè, la realtà virtuale veramente te ti giri intorno ed è stupendo. Film horror, poi se uno è amante dei film horror o delle situazioni horror, cioè niente ti fa cagare in mano così, ma neanche il più horror degli horror ti fa cagare in mano come 7 minuti di Resident Evil nuova versione. Cioè, è una cosa allucinante. Io ve lo consiglio. Cioè, pensa che io ho fatto 7 minuti perché durava 7 minuti, ma quel gioco lì dura 8 ore. 8 ore, ma io svengo prima. Lontano, ti levi il casco e ritorni alla tua vita, però veramente quando ho visto la pubblicità che c'era l'artista che sparava a degli zombie, aveva paura, poi torna il casco, faceva era nella sua camera. Ti giuro, è quella la sensazione, cioè di essere totalmente in un altro mondo. Anche perché questo casco, cioè, ti dà un. Cioè, no, non ti dà proprio la sensazione di avere il casco, perché il peso è talmente ben distribuito che tu hai una mobilità del collo tranquillissima, capito? E poi segue tutti i tuoi movimenti. Il più è che te ti giri intorno, giri intorno alla testa e vedi tutto, anche quello che c'è dietro. Ho visto anche, ci sono anche dei filmetti che, te poi, che si possono guardare e sono favolosi. Cioè, ho visto un filmetto che praticamente c'erano dei tizi che facevano una seduta spiritica e alla fine vengono tutti scagliati via e rimani praticamente solo te che fai la parte della telecamera. E arrivano le streghe tutte intorno a te e il bello è che te guardi sta strega che ce l'hai un millimetro dalla faccia, poi ti giri c'è un'altra, ti giri c'è un'altra e nonostante non siano neanche tanto brutte fanno paura, ma fanno proprio paura perché queste senti, cioè ti dà l'idea di sentire il loro respiro sulla faccia proprio. E io ve lo consiglio a tutti, il casco VR della Sony per PlayStation 4 è l'acquisto da fare, cioè per Natale lo dovete assolutamente prendere perché oltre alle cose horror si fa vedere anche dei filmetti molto carini, dei giochini molto carini che comunque sono anche gratuiti e veramente è tutta un'altra cosa. Cioè, dopo quando guardi il videogioco in televisione normale, che noi abbiamo anche una TV abbastanza grande, dici no, non è. Che cos'è? Acqua fresca. Quando invece ti immergi col casco, te lo giuro, è bellissimo. È una cosa fuori di testa e io assolutamente ve la consiglio. Questo sì, è un vlog molto diverso da quelli che faccio di solito perché non parlo mai di videogame o di cose del genere, ma solo dei gran unboxing. Ma vi dico che questi ultimi giorni sono arrivati veramente alcuni unboxing che facevano veramente schifissimo e mi sono proprio rifiutata di fare i video. E comunque mi disiscriverò e mi scriverò altre box se vi può interessare, perché le monthly box sono diventate la mia mania. E quindi adesso mi piacciono tantissimo. Comunque, fatemi sapere se vi va, se avete provato il casco VR. Io non vedo l'ora di farlo provare a Simon, perché devo fare provare quello di Resident Evil, perché sono sicura che si farà un salto sulla sedia, che lui ha paura di tutto, guarda, che mi riderò per 10 giorni. E comunque vi assicuro che quando glielo farò provare farò il video, perché ovviamente non sapendo usare bene la PlayStation da sola ho sempre bisogno di Alberto, quindi quando ci sarà anche Alberto glielo farò provare e registrerò perché devo assolutamente vedere la reazione, perché io ho fatto un salto, ragazzi, che veramente non penso di aver fatto mai dei salti così durante un qualsiasi film horror. Adesso cercheremo. Adesso usciranno un miliardo di giochi per questo, per il casco VR, quindi è proprio. Io lo consiglio a tutti. E
Io l'ho preso per regalarlo a Alberto per il nostro anniversario e l'avevo prenotato su Amazon ed è arrivato, doveva arrivare alla fine del mese, invece è arrivato ieri, che era il 13, e veramente è stato stupendo, uno degli acquisti più belli che ho mai visto per un videogame. Quindi ve lo consiglio. Se vi va di commentare, sono molto contenta perché mi dovete dire se i miei video vi piacciono o no. E adesso ciao, entro al lavoro e buona giornata a tutti. Un bacione da Cute and Chic, solo vale, niente SIBO perché come vedete non è qui, è ancora malato. Chissà se guarirà. Non lo so, è finito anche il pronto soccorso questa volta, quindi penso che ci vorrà un pochino di più. Lo vedete tutti che mangia sempre. Ciao a tutti, buona giornata!